altro video che è quello di due volte i genitori, che e naturalmente la location era sempre Verbania perché io abito lì e quindi la base era un po' quella. Corsi di formazione di chi? Fatti da chi? Da professor Pivetta, come sempre. Infatti anche adesso con Agedo Verbania, chi viene? Professor Pivetta, per la formazione degli operatori sociali, sociali e sanitari dell'ASL. E quindi noi abbiamo creato accoglienza, ma anche la necessità dell'informazione, cioè mancava, almeno quando io ho saputo di mio figlio, l'informazione era inesistente. Cercavi un libro, non esisteva, c'erano, sì, in inglese, io non sapevo l'inglese, non sapevo dove a chi rivolgermi. E quindi questo è stato il mio primo. Naturalmente, per poter arrivare a questo ho dovuto contattare ministeri, ti ricordi, sei venuto anche tu, vari senatori e vari protocolli di intesa, perché nelle scuole nessuno ti voleva ricevere, ma con un protocollo di intesa del ministero logicamente avevi il pass per entrare. Ancora adesso Verbania continua, poi le altre GEDO penso che facciano, non lo so, ognuno ha il suo target, attraverso la carissima Elena Broggi, che è bravissima. Brava Elena. E l'appoggio di Marco, che dov'è non lo vedo, anche se è un po' altino. Marco, se non ci fosse lui guai non potremmo andare avanti. Adesso la GEDO Verbania è in mano ad Elena e stanno Marco e lei lavorando in maniera molto particolare, perché abbiamo come nemici molto forti la GAPO. La GAPO è in mano ai preti, è in mano a Nicolosi, a eccetera eccetera, e attraverso questo AGAPO, che ha un po' rubato, diciamo, la nostra sigla perché è simile, fanno dei corsi nelle scuole bellissimi come progetti, poi alla fine vanno a dire che è una scelta, l'omosessuale, varie cose. Quindi non solo dobbiamo cercare di informare questi ragazzi, che sono molto più ricettivi di quelli di una volta, ma dobbiamo lottare contro i nemici, perché si sono creati gli anticorpi rispetto a questa situazione. Io ringrazio tutti voi, tutti questi, ringrazio anche Carlo Morinari e il suo compagno, che all'inizio ci hanno seguito quando facevamo queste feste per raccolta fondi eccetera, faceva il nostro public relations, diciamolo così, e insomma tutti quelli che ci hanno aiutato nel primo periodo, che so che anche continuano nel secondo ancora adesso. Auguro alla nuova Presidente di continuare bene il suo periodo, e poi è la vecchia Presidente, no, la vecchia sono io, tu sei la nuova adesso. Ma no, è una ragazzina ancora, guarda che è tutta elegante, tutta, guarda, è una bravissima attrice, bisogna dire che è una brava attrice. Ok, allora auguri alla prossima Presidente, che non si sa ancora chi sia, ma qualche voce l'ho sentita. O al prossimo Presidente, qualche...